Buongiorno a tutti, oggi siamo a un nuovo appuntamento con il mondo del cavallo e abbiamo qua da Milano 1 un ospite graditissimo, un ospite molto importante, il dottor Antonio Viani, col quale parleremo di due aspetti determinanti nel mondo del cavallo, soprattutto nel mondo del cavallo sportivo. Parleremo della nuova unione proprietari, perché i proprietari sono quelli che spendono i loro soldi per passione per comprare cavalli e farli correre, e poi, siccome il dottor Antonio Viani è l'allevatore di Varenne, chiaramente gli faremo una serie di domande relative a Varenne. Antonio, buongiorno. Buongiorno Andrea. Io vorrei andare subito al cuore del mondo dell'ippica, i proprietari. Sì, fortunatamente abbiamo ricreato l'associazione proprietari che si chiama, come giustamente hai detto, Unione Proprietari Galoppo. Nasce a metà dell'anno scorso e serve soprattutto per far tornare al centro del sistema Galoppo i proprietari, che sono il motore dell'ippica sia al trotto che al galoppo, cioè come hai detto bene tu, sono quelli che investono, quelli che mettono la benzina perché la macchina del galoppo possa andare avanti. E l'obiettivo è quello di far tornare centrale la figura del proprietario, ma in maniera diciamo differente rispetto al passato. Io credo che i proprietari debbano essere visti come degli stakeholder a tutti gli effetti, non solo come degli appassionati che investono, comunque che tra virgolette buttano il loro denaro nel galoppo, ma sono invece da un lato dei clienti del sistema, perché ovviamente senza i proprietari non si fanno le corse. Io dico sempre che esistono dei tipi di ippica, per esempio Hong Kong, dove l'allevamento non esiste, ma ci sono le corse, ma non esiste da nessuna parte un sistema che non prevede i proprietari. Quindi i proprietari sono, se vogliamo, tra virgolette, è brutto da dire, so che gli allevatori si arrabbieranno, ma forse sono addirittura più importanti degli allevatori. Beh, tu sei anche Io sono allevatore, anche allevatore, quindi mi quindi hai auto. questa doppia funzione, Sì. questa doppia funzione Assolutamente. determinante. Ti volevo fare una domanda un po' più specifica. Oggi fare il proprietario nel mondo del cavallo sportivo, nel mondo del cavallo da corsa, quindi parliamo di galoppo e di trotto, le due discipline ippiche, cosa comporta, a parte la passione e a parte la spesa? Beh, comporta secondo me una serie di conoscenze che sono ormai fondamentali, nel senso che il proprietario che potevamo diciamo, conoscere 50-60 anni fa, che era il grande, magari il grande magnate dell'industria, che tutto sommato non guardava se vogliamo i conti a fine anno, oggi non esiste pressoché più. Oggi ogni proprietario deve cercare di fare di necessità virtù, ovvero l'investimento che viene fatto deve essere un investimento comunque ponderato, deve essere un investimento che preveda in un certo qual modo, non dico un ritorno, ma almeno un'idea di un ritorno. Quindi è a tutti gli effetti un'attività, se vogliamo, imprenditoriale, perché assolutamente. Quindi nel contesto attuale, dove sembra che da quest'anno l'ippica abbia una ripresa, l'abbiamo visto in ippodromo a San Siro, dove alla prima giornata c'erano 8.000 persone e mediamente ormai da ogni riunione, anche di mercoledì, ci sono dalle 3 alle 4.000 persone. Tu speri che a questo punto i premi cosiddetti al palo, cioè i premi per i cavalli che arrivano nei primi quattro, o vengano pagati più rapidamente dalle istituzioni, oppure ci sia un miglioramento, cioè stai cercando di capire come può funzionare questa Allora, cosa? noi come Unione Proprietari ovviamente ci battiamo perché i premi vengano pagati diciamo in un ritardo che sia un ritardo europeo, cioè Dignitoso, dignitoso, ecco, dignitoso. perché ricordiamo a chi non è diciamo addentro al mondo del galoppo, anche quello del trotto, abbiamo avuto un grosso problema nel 2021 con pagamenti soprattutto per le scuderie più grandi, cioè quelle che hanno un sistema di partita IVA, quindi di fatturazione, che arrivava all'anno di ritardo ed è oggettivamente un ritardo non accettabile. No, Quindi certo. questa è la prima cosa. La seconda cosa, secondo me, ovviamente tutti speriamo che i premi possano aumentare come quantità, ma soprattutto credo che sia importante allocare in maniera migliore le risorse, cioè ovvero va bene il montepremi, potrebbe anche andare bene il montepremi che c'è adesso, ma deve essere gestito in maniera diversa.
andiamo nel tecnico. Sì. Andiamo nel tecnico e in pratica tu mi stai dicendo che vorresti vedere delle corse, chiamiamole premium o comunque di grande qualificazione internazionale, che hanno un premio consistente per chi vince, e altre corse che magari, se hanno una riduzione di premio perché sono corse di secondo, terzo, quarto livello per cavalli che non riescono a esprimere al massimo la loro potenzialità, tu le vorresti rivedere dal punto di vista dei premi? Io credo che si debba allocare proprio in maniera completamente diversa, nel senso che la distribuzione a pioggia che abbiamo assistito in questi anni non va più bene. È necessario premiare la qualità, quindi, come hai detto tu, certe corse che valutiamo e che sono, diciamo, da tradizione corse di selezione, vanno ovviamente aumentate di valore. Bisogna tagliare quelli che sono i rami secchi, perché certo, tutti noi sappiamo che alcune giornate sono noiose e non danno soprattutto un vantaggio a tutto il sistema, né in termini di spettacolo né in termini di scommesse. Ecco, queste vanno tolte, quindi le risorse che risparmiamo possono essere gestite meglio, che non vuol dire per forza dare soldi solo al top, perché secondo me anche la base ha bisogno di Sì, per costruire un cavallo hai degli step e parti da delle corse minori e poi pian piano, man mano, certo. Quindi secondo me, tagliando in maniera ovviamente intelligente il numero di convegni e di corse che vengono fatte, credo che si possa già con questo montepremi, che è molto basso, si possa già migliorare molto le cose. Poi è ovvio, se si riuscisse ad avere un aumento del montepremi, certo, sarebbe l'ideale. No. Quindi in realtà tu proponi per gli appassionati o comunque le persone che vogliono avvicinarsi all'ippodromo di Milano o di Roma o di Pisa, ma soprattutto di Milano, visto che siamo a Milano, al Meliá, al The Lounge, anzi al The Level, che è il lounge del Meliá, vorresti arrivare a proporre delle giornate con dei gran premi che hanno una grande qualifica, quindi un grande ritorno, quindi anche l'arrivo di cavalli esteri importanti per ridare di nuovo una valutazione o misura internazionale dei nostri migliori soggetti. Assolutamente, assolutamente. Soprattutto noi che siamo a Milano, in questa sede, Milano deve essere insieme a Roma il top del galoppo italiano, e per essere il top c'è bisogno anche di confronto internazionale, quindi cavalli esteri, proprietari esteri. Io credo che situazioni come l'ippodromo di Milano, per la bellezza che, è bellissimo, che rappresenta, sì. E anzi qui spezzo una lancia: con la nuova gestione c'è stato un forte miglioramento, molto, vediamo, molto, nei sì. spettatori. Credo che si debba assolutamente ricercare lo spettacolo. Ecco, secondo me noi dobbiamo andare sempre di più verso un'ippica che sia spettacolo, quindi un bel prodotto, una bella corsa, un bel ippodromo dove ricevere le persone. Credo che quello sia il target che dobbiamo porci per il futuro. Beh, probabilmente sabato con il Gardone, il Seregno e il Clerici probabilmente c'è spettacolo e il luogo è bellissimo. Ci sono dei rientri o comunque dei ritorni in pista di cavalli importanti? Sì, no, assolutamente. Sabato è una di quelle giornate che non vanno mancate. Certo, abbiamo anche due ospiti esteri che sono venuti a assaggiare un attimo il polso, e dovrebbe essere una grandissima riunione. Adesso io non resisto, devo chiederti di Varennes. Passiamo al trotto. Sì, passiamo al trotto. Allora, Varennes, stallone in area Lodi, casa Varennes è quasi pronta, mi hanno detto le persone che stanno gestendo il tutto. Quando ci sarà l'apertura di casa Varennes, noi lo comunicheremo al nostro pubblico, ovviamente sarete invitati ad andare a vedere questo fenomenale stallone. Noi abbiamo già parlato tante volte di Varennes, però io credo che sia rimasto nell'immaginario collettivo, dopo Ribaud, quindi Ribaud per il galoppo, Varennes per il trotto, il cavallo per eccellenza. Assolutamente, sì, è quello che negli ultimi 20-30 anni è l'unico soggetto che è riuscito proprio a rompere un po' i confini nostri, che ovviamente sono abbastanza ristretti, a raggiungere il grandissimo pubblico. Questo è, io lo vedo con amici che magari non seguono l'ippica, ma mi dicono: ah, io mi ricordo di Varennes, magari non sanno se era il trotto o il galoppo, però Varennes è stato qualcosa. Ma diamo un po' di dati. Allora, ha fatto 24 corse.
Ne ha vinte 22. Sì, io i numeri sono sinceri, no, giusto, no? 24 ne ha vinte 22, sì. Poi, sì, ha vinto in quattro continenti. Ha vinto in America, in Europa, ha vinto dovunque si corre al trotto. Quindi Svezia, quindi, Italia, Francia, America. Svezia, Germania. Germania. Finlandia. Dappertutto. Norvegia, dappertutto, sì. Dappertutto. Record suoi ancora quanti ne ha? Allora, record, credo che ci sia ancora record sulla pista da chilometro che fece in, appunto in Finlandia, se non sbaglio. In Finlandia. Sì, che fu record del mondo e poi dopo... In America, forse però anche in America. Forse anche in America, sì, New York. Sui 1600 ha fatto i 1600 più veloci al mondo ed è ancora imbattuto. Sì. Allora, secondo te un altro Varenne o un altro Ribot? Oggi nell'ippica moderna, a parte American Pharoah negli Stati Uniti e va bene, si riesce a, noi forse non riusciremo più a vederlo, però si riesce in qualche modo a rivedere, cioè questi sono cavalli che nascono ogni 50 anni più o meno. Sì, come idea, penso che sì, insomma più o meno 50 anni. Beh, però se vediamo Frenkel, tutto sommato... c'è stato, Frenkel, però non arrivava al 2004, faceva i 2000, certo. Quindi Ribot faceva i 2004. Però un Varenne in Italia, secondo te, ci sono i presupposti o siamo veramente in una situazione per cui bisogna ricrearli? Io credo che per raccontare Varenne si possa prendere un paragone forse al limite, ma che rende l'idea. Ovvero, Varenne è il Pelé o il Maradona, scegliete voi, dell'ippica, e penso che un tale fenomeno possa nascere ovunque, può nascere anche nel paese dove il calcio è il quindicesimo sport, così come nell'ippica un Varenne può nascere anche in un paese dove veramente i cavalli che nascono sono pochissimi. Quello che mi fa ben sperare per un possibile futuro Varenne è il fatto che al trotto in Italia il livello qualitativo è molto molto elevato, quindi tendenzialmente perché no, ecco. Però ripeto, Varenne è talmente fuori classe sì. Nasce ovunque. Sì, cioè, sì, non, è stata so una cosa dire, stratosferica. Io non so se un altro trattore riuscirà a vincere 6 milioni di dollari o poco più come ha fatto lui. È una cifra difficilissima, è una cosa quasi impossibile. Ma soprattutto vincere veramente dappertutto e in ogni situazione. Sì, perché sì. Ci sono campionissimi, Festa in Bourbon per esempio, per certo. Gli appassionati di trotto sanno bene a chi mi riferisco, un campione vero, però anche lui aveva dei limiti, quello che ci ha raccontato Varenne è che i limiti non c'erano, lui correva a 1600 come a 2004, correva, sì, sì, quando Minucci spostava era una cosa, era un aeroplano. Pazzesco, era un qualcosa di veramente, e tutti gli addetti ai lavori, i driver, tutti erano concordi nel dire è un cavallo che sembra umano perché sa quando deve dare il massimo, sa quando invece può tranquillamente seguire il treno di corsa, è veramente un qualcosa di particolare. Beh, questo lo si vedeva anche quando veniva nelle varie manifestazioni come star che guardava il pubblico e aspettava l'applauso, sì, era incredibile. Io ho un ricordo che ancora adesso mi fa emozionare, alla fine del primo America, se non sbaglio, che c'erano 4-5 mila italiani in trasferta a Vincennes, a Parigi, e quindi bandiere e tutto, Minucci porta, finita la corsa, il cavallo verso la tribuna e il cavallo si ferma e abbassa la testa come ce l'ho quell'immagine, è vero. Idem coi bambini, normalmente i cavalli sono esseri molto nevrili, quindi fanno anche fatica a essere tranquilli con l'uomo, diciamo, di fianco, o coi bambini che magari si muovono e tutto. Lui invece è sempre stato di una dolcezza e di una tranquillità che veramente, ripeto, tutti pensavano avesse un cervello umano. Sì, sì, è un cavallo molto conservato. Beh, d'altronde è un fuoriclasse, è un campione quasi irripetibile. Certo. Allora, io direi che questa prima giornata col dottor Antonio Viani la concludiamo qua, anche per una questione di tempo. Io però ti rinnovo l'invito a venire altre volte. Molto volentieri. Abbiamo spodestato Paolo Bobbiese dalla sua presenza, oggi ci siamo impossessati dell'emittente e comunque ripeto, spero di averti ancora qua presente, spero che la
chiamiamola nuova associazione proprietari del galoppo abbia sotto la tua guida un grande successo, ma mi sembra che i presupposti siano buoni, insomma mi sembra che quello che sta accadendo e i proprietari che si sono iscritti ti stiano seguendo, e quindi io ti ringrazio di nuovo e spero di riaverti. Grazie mille, a presto.